Antonio Spera, segretario generale della categoria metalmeccanici, oggi a Torino, ma una problematica che riguarda tutto il paese. Una problematica che riguarda tutto il paese, anche per questo abbiamo deciso di manifestare in 7 piazze d'Italia partendo da Torino, perché riteniamo che Torino sia la capitale dell'auto. Naturalmente abbiamo manifestato ad Avellino, a Napoli, a Potenza, a Bari, a Termoli, a Cassino, e non poteva mancare Torino, perché abbiamo deciso di fare questa manifestazione, un corteo a Torino, per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche l'unica casa automobilista che noi abbiamo in Italia, che è Stellantis. Ciro Marino in piazza anche oggi, in piazza anche ieri e in piazza probabilmente anche domani. Come commentate la dichiarazione di Tronzano, quella per cui la Regione Piemonte stanzierà 500 euro mensili per ogni operaio che sta vivendo questo momento di crisi? Ma noi la riteniamo positiva, anche perché le iniziative fatte dalla Regione sono tutte iniziative che comunque volte alla tutela dei lavoratori e nell'interesse comune tutto il tessuto occupazionale. Riteniamo positivo il fatto che si possa riconoscere un incremento al credito, perché in questa situazione dove oggi viviamo un periodo di ammortizzatori sociali e le persone stanno attraversando una grande crisi economica, quindi non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, perché poi comunque, voglio dire, alla fin fine per persone che lavorano marito e moglie nello stesso gruppo è chiaro che si fa fatica e con affanno riescono ad arrivare a fine mese, quindi lo riteniamo positivo. Però non può essere la soluzione. Non può essere la soluzione, è un palliativo, ma non deve essere, voglio dire, una cosa che può protrarre nel tempo. Deve essere un tampone momentaneo, ma quello che comunque necessita di più sono le produzioni, perché non si può sempre solo vivere di ammortizzatori sociali oppure di aiuti, perché Torino, che si dica, è sempre stata la capitale dell'auto e quindi ha bisogno di produzioni. La 500 BEV non garantisce la sopravvivenza dello stabilimento di Mirafiori, la 500 Hybrid, che grazie alla manifestazione che abbiamo fatto in modo unitario il 12 aprile è stata portata, destinata al mercato algerino, è stata portata qua in Italia, però dal momento non si sa ancora quando verrà messa in produzione, e quindi automaticamente queste persone restano in un limbo, calcolando che gli ammortizzatori sociali scadono anche, sono in scadenza per tante realtà del gruppo Stellantis, quindi bisognerà fare delle politiche di azzeramento del quinquennio degli ammortizzatori sociali per poter garantire un ampio raggio di salario e chiaramente poi con convenzionamenti da parte della Regione per poter integrare del reddito possa in qualche modo oggi, se non altro, tamponare. Però l'intenzione è quella che bisogna portare produzioni qua a Torino. Chiedo un'ultima cosa, voi avete scelto di manifestare a Torino anziché a Roma, perché? Allora, noi abbiamo manifestato qua a Torino perché la politica credo che abbia creato questa crepa, perché l'unitarietà è nata qua a Torino, abbiamo fatto un patto di solidarietà al Teatro 300, dove voglio dire, ci siamo impegnati tutte le organizzazioni sindacali mano sulla mano e dove abbiamo preso un impegno che nessuno si sfili. Questo è accaduto, però comunque Torino ha avuto la saggezza, essere maturi, di cercare di in qualche modo mantenere lo stesso l'unitarietà sindacale, perché l'obiettivo è quello che con l'unitarietà sindacale si potrà fare di più, anche perché più siamo e più possiamo rivendicare il diritto al lavoro.